Ciao a tutti, questa sessione di unboxing è dedicata a un libro davvero molto speciale. Mi è appena arrivato dall'Inghilterra e sto per aprirlo e vi farò vedere che cosa contiene. Allora, la confezione è quella della Royal Mail, molto simile a quella che arriva da Amazon, per intenderci, ma per la precisione arriva da Herefordshire. Herefordshire, in Inghilterra. Ok, andiamo a vedere che cosa contiene. Allora, qui c'è, direi, una pubblicità. Sì, una pubblicità di altro materiale messo a disposizione. Ma soprattutto, ecco, il libro tanto atteso. Una cartolina assolutamente inutile. Il Visual Compendium dedicato ai giochi dell'Amiga 500 e 1200. È una ricerca fatta da un indipendente, finanziato attraverso il crowdfunding. È stato pubblicato un primo libro dedicato ai giochi per Commodore 64, infatti questo è il numero 2, ed è dedicato interamente all'Amiga. Per chi è abbastanza vecchio e ha avuto modo di giocarci, già la copertina rievoca alla memoria alcuni degli elementi più famosi e dei giochi più famosi che hanno visto il loro successo su Amiga, come Elvira, Indiana Jones, questo era Robocod, James Bond, sì, James Bond, Rick Dangerous. Famosissimo. E naturalmente il workbench dell'Amiga. Turrican. Questo era Brutal Deluxe. Oddio, non mi ricordo. Beh, comunque, il gioco. La palla a mano futuristica. Oh. Leaflet con un po' di firme. Vediamo un po' chi sono questi signori che hanno firmato. Collezione di firme dei membri che hanno creato il leggendario Amiga 1000, 1984. Storia dell'Amiga. 140 e più classici giochi per Amiga di Activision, Bullfrog, Bitmap Brothers, Ubisoft e così via. Bene, andiamo a sfogliare il libro. Oh, il Workbench, sistema operativo dell'Amiga. Eccolo qua. Molto prima che il Mac e il PC avessero un'interfaccia a finestre. Un po' di introduzione che poi mi andrò a leggere con calma. Oh, il vecchio case dell'Amiga 1000. Il primo mouse. L'architettura interna. E il famosissimo Workbench, il sistema operativo, questa finestrella se la ricorderanno tutti quelli che l'accendevano prima di inserire il floppy e giocare. Guru Meditation, software failure, il messaggio di errore classico quando si temeva che l'Amiga stesse per esplodere. Oh, e andiamo a cominciare.
Questo chi è? Defender of the Crown, ce l'avevo. Questo è Marble Madness, è un gioco tremendo in cui bisognava far scivolare la pallina lungo il labirinto in 3D. Barbarian, dedicato a Conan. Oh, famosissimo gioco di scacchi da cui secondo me ha tratto ispirazione la Rowling per Harry Potter. I personaggi, quando uno scacco mangiava un altro pezzo, si menavano di santa ragione facendosi esplodere. Era un gioco violentissimo. Bene. Insomma, sembra che ci sia parecchio materiale. Speedball, ecco il nome del gioco che cercavo di ricordarmi prima. La qualità della carta è assolutamente ottima, sono dei fogli di carta patinata. Fotografie sono molto ben definite. Questa era la cover ufficiale di Secret Monkey Island. It came from the desert. Another World. Insomma, è molto interessante, è un vero tuffo nel passato. Ci sono curiosità, descrizione del gioco, informazioni sullo sviluppo e molto molto altro. Insomma, questo è il compendium dell'Amiga. È un lavoro di ricerca assolutamente eccezionale. Devo dire che è fatto molto bene. Il costo è abbastanza contenuto perché si aggira attorno ai 25-30 sterline. C'è ovviamente da aggiungere la spedizione nel caso non si abbia l'occasione di andare in Inghilterra, dove la spedizione è gratuita, e altrettanto costa invece il compendium sull'Amiga 64. Ok, direi che per questo unboxing è tutto. Ciao!